Festeggiamo la memoria della Madonna di Lourdes, ma tu cosa sai della storia delle apparizioni? Vieni con me, te lo racconto in breve. L'11 febbraio 1858 la Madonna apparve per la prima volta a Bernadette, nei Pirenei francesi. Da poco dopo quel luogo diventa una meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Sono circa una settantina i miracoli inspiegabili riconosciuti dalla Chiesa legati appunto a Lourdes. L'11 febbraio, quindi, per volontà di Giovanni Paolo II, si celebra anche la giornata mondiale del malato. Le apparizioni cominciarono appunto nel 1858. Ebbero come protagonista Bernadette, una ragazza di 14 anni, nata in una famiglia poverissima. La Vergine le apparve per ben 18 volte in una grotta lungo il fiume Gave. Le parlò nel dialetto locale per farsi capire e le indicò, tra le altre cose, anche il punto in cui scavare per trovare la sorgente di acqua, quell'acqua dalla quale poi scaturiranno tutti i miracoli che sono avvenuti. Tutto però ebbe inizio giovedì 11 febbraio 1858, quando Bernadette si recò a raccogliere la legna, appunto in quel luogo, insieme a una delle sorelle e un'amica. Un rumore che proveniva da un cespuglio che si trovava appunto nella grotta attirò la ragazzina. Lì le apparve la Vergine Maria, che si presentò, tra l'altro, dicendo di essere l'Immacolata Concezione. Chiaramente Bernadette non sapeva neppure cosa significava, però questa affermazione della Vergine Maria confermava il dogma del concepimento immacolato di Maria, promulgato da Papa Pio IX l'8 dicembre del 1854, 4 anni prima, quindi. Per questo la Chiesa, l'11 febbraio, celebra appunto la memoria della Madonna di Lourdes. Le apparizioni non vennero riconosciute subito, dopo vari processi e indagini della Chiesa locale, vengono riconosciute il 18 febbraio del 1862 dal vescovo locale. Ben presto fu eretta una grande chiesa, così come la Vergine aveva richiesto. Lourdes divenne così uno dei più celebri santuari mariani e lo è tuttora. Un ufficio speciale fu subito aperto per vagliare scientificamente le guarigioni che avvenivano e avvengono tuttora. È bello rileggere anche il racconto delle prime apparizioni, piene di particolari, e anche la testimonianza di Bernadette, ma non posso farlo evidentemente in questo video. Se volete me lo scrivete nei commenti, farò un video dedicato a quello, ma non possiamo fare tutto in questo video perché altrimenti diventerebbe lunghissimo. Quindi, se questa breve storia sulle apparizioni di Lourdes ti è piaciuta, se ti ha incuriosito, cerca altro materiale su internet, sui libri, c'è tantissimo materiale. E se ti piace questa serie sulle vite dei santi e sulle feste celebrate dalla Chiesa in generale, iscriviti al mio canale YouTube, che è questo, commenta, metti in piace, condividi, e ci vedremo prossimamente con altri video che ci parlano delle vite dei santi e delle feste celebrate dalla Chiesa in breve.